Vittorio Quazzini per Bici.pro, campionessa dei giochi del Mediterraneo, come ci si sente? Beh, una bellissima emozione, insomma, condividerla poi con lo staff è tutto sempre molto, molto bello, perché è vero che pedalo io, ma c'è un grande team dietro di me, quindi siamo tutti contenti per questa prima gara anche con i nuovi CT, quindi direi che ci siamo tutti trovati bene e da qui possiamo solo che migliorare. Senti, vedendo il traffico di Orano ci siamo un po' preoccupati per voi ciclisti, per fortuna avete corso in autostrada voi oggi. Sì, il primo giorno siamo usciti a fare una sgambata e in effetti c'era un po' traffico, poi ieri abbiamo fatto quasi distanza in autostrada, c'era la polizia che ci scortava e devo dire che hanno fatto un grandissimo lavoro, ci hanno protetto in tutti i modi e insomma è bello provare anche qualcosa di nuovo, siamo sempre a correre diciamo in Belgio, Francia, Italia così e insomma è una nuova esperienza e è iniziata bene, speriamo di concluderla ancora meglio sabato. Senti, ti stai togliendo delle belle soddisfazioni, la maglia tricolore e poi anche il secondo posto assoluto nella crono, qui l'oro, che cosa ti aspetti ancora nella cronometro? Ma la cronometro da quando sono junior, che è una disciplina che comunque mi piace, ora mi piace è un parolone perché le cronometro sono tutte dall'inizio alla fine, però diciamo che mi si addice, adatta alle mie caratteristiche, ci sto lavorando sia con la nazionale che con la squadra, abbiamo fatto anche tanti lavori sulla posizione perché si vincono e si perdono anche per qualche secondo, quindi ogni dettaglio conta, spero nei prossimi anni di migliorare ancora e sicuramente il sogno sarebbe una medaglia alle Olimpiadi, non lo nascondo. Ecco, un anno dopo Tokyo, che cosa ti è rimasto di quell'esperienza e che cosa stai vivendo in questi giorni dove c'è anche comunque un villaggio atleti, c'è tanta passione da parte del pubblico, come vediamo anche dai piccoli tifosi che hai alle tue spalle? Ma dall'esperienza olimpica mi è rimasto veramente di tutto, sicuramente è stata molto importante anche nella gestione della pressione, perché dopo che vivi un'esperienza come quella, anche se è vero che siamo arrivate lì senza troppe aspettative di medaglie, comunque ti fa avere una visione un po' più globale di com'è lo sport e tutto, quindi sono sempre un po' più tranquilla ora alla partenza delle gare, so che il vero obiettivo magari è quello, però comunque è importante anche prendersi le proprie responsabilità nelle tappe che ci sono per arrivare lì e poi il villaggio e tutto, è una grandissima esperienza, sono contenta di essere qua. Ti abbiamo sentito lanciarti in più lingue, adesso a proposito del francese, cosa ti aspetti anche con la tua squadra? Sì, ormai sono anche quasi madrelingua francese, no, scherzo, però dai, mi trovo molto bene con la squadra, si è creato un bellissimo rapporto sia con le compagne che con lo staff di S e tutto, quindi insomma un bellissimo ambiente per crescere, come ho detto stiamo lavorando tanto anche sulle crono e la fiducia che mi stanno dando sicuramente mi rende più tranquilla e mi sprona a fare bene in tutte le gare.